Il teatro al Parenti di Milano fino al 6 gennaio. Antonio Cornacchione, protagonista di uno dei maggiori successi comici delle ultime stagioni a Parigi. Ieri è un altro giorno. Vediamo. Io ho deciso di scendere in campo perché addirittura vengo dall'aldilà e vengo di qua perché ho una missione da compiere. Naturalmente, come forse nell'altro caso, non ho capito qual era la missione. Il povero Silvio non c'è più, ma scherza Antonio Cornacchione, qualcosa di lui rimane nel Michele Verda, che il comico porta in scena in Ieri è un altro giorno, del duo francese Sylvain Meinac e Jean-François Crow, commedia da record a Parigi, dove ha collezionato 400 repliche in 2 anni, oltre al prestigioso premio Molière. Protagonista accanto a Cornacchione Gianluca Ramazzotti nel ruolo di un avvocatino integerrimo ma succube del capo, da cui si lascia convincere a una grave violazione professionale. A scombinare tutti i piani l'arrivo di Cornacchione nei panni di un misterioso personaggio. È divertente anche poi da fare, ci sono già esempi, il fatto che non mi si veda, cioè il pubblico naturalmente mi vede, ma non mi vedono quelli in scena, è molto divertente. È una commedia fantastica, tra virgolette, cioè un po' ricorda i vecchi film di Frank Capra, di René Clair, ecco, un genere che in teatro non viene mai fatto, vengono sempre raccontate delle storie magari di mariti, mogli, amanti, famiglie, invece qua raccontiamo una storia moderna, ma con un meccanismo d'altri tempi. Piero Luci! Un meccanismo comico dove niente andrà più per il verso giusto, neppure il tempo, che il fantasma Cornacchione può riavvolgere all'indietro a piacimento, moltiplicando equivoci e risate. Replica al Teatro Franco Parenti fino al 6 gennaio.